ancora. Ciao amici miei, guarda fuoco stasera, soldi soldi soldi, voglio soldi, io voglio tanti soldi, voglio fare tanti soldi perché devo comprare la macchina. Uia. Amici di Twitch, grandissimi, andiamo dal carrozziere, andiamo dal carrozziere, dobbiamo fare un sacco di money, big, big money, voglio comprare le macchine raga, voglio comprare la Sauber. Adesso andiamo a vedere le auto usate, così vediamo se c'è qualcosa che si può già comprare. Stasera partiamo la live a fuoco e fiamme. Quella Biba! Ciao amico mio! Mitico! Buonasera Vimax, amicissimo! Dimmi che stai tornando a casa, Vimax, se sei in treno, amico mio, ti tengo compagnia, dai! Bella lì che c'è un bigliettozzo, guarda che mezzo ti porto! Che super auto hai, guarda, te la faccio vedere un pezzettino, la Fiat Tomahawk Dodge VR qualcosa, guarda che mezzo, ah in treno, grandissimo, guarda che mezzo, è un fulmine, non è un mezzo, non è una macchina, non è una concept, è un fulmine, è un razzo. Sono mega carico Bimax, mega carico, amico mio. Non vedo l'ora domani sera di lanciarmi su Ghostwire Tokyo. Dopo ho fatto una programmazione fichissima per il sabato, te la dico. Sì, troppo contento, boss. Allora, sabato alle 3 del pomeriggio, Gran Turismo. Sabato alle 20:30 Tina Teens Wonderland, vieni amore mio, c'è il grandissimo Bimax, salutalo. Domenica alle 3 Ghostwire Tokyo e domenica sera Gran Turismo. Sì. Ciao moglie di Marco. Grande Bimax. Allora, la programmazione l'ho detta, ma dovrò sicuramente Leo? Il mio no, proprio? Cazzo! Aspetta, no! Scusa, non l'ho letto! Stavo vedendo di. Aspetta, vediamo che è uscito grandissimo Bimax. Ha detto il nome, non me lo ricordo. Carla, forse ha detto il nome. Non è dentro. Ma va benissimo moglie di Marco. Dà proprio il senso che è mia. la chat quando... È incredibile la chat, perché entro dopo... Oh, vediamo se funziona. Sì. Quando entro dopo con la chat, no Bimax? Mi fa una cosa strana che non mi dai messaggi, cioè li ho persi praticamente. Vabbè, insomma, dai, adesso vediamo solo un pelino di replay e poi andiamo. Ah, sì? Ah, ok. Ah, dopo? Ok. Ah, ok. Ah, la replica ci vede.
Ok, perfetto. Sono proprio in fonderia, no? Eh sì, oh, amore mio, sei love drums. Allora, vi aspetto adesso, amici. B-Max. Wow! Che fantastico sto mezzo. Allora, questo è un gran metodo per farmare. Te lo faccio vedere subito, ok? Perché credo che ti possa interessare anche a te. Credo che subito ti possa, eh? Giusto? Possa interessare anche a te. Aspetta che facciamo una mega foto live. No, mega. Aspetta che prendiamo la cosa giusta, B-Max. Così facciamo. Vai! Così posso condividerlo anche sul mega Instagram mozzo. Ok, allora, prossima gara. Ah, non è ancora acceso il volante. Prossima gara. Però ti faccio vedere una cosa fighissima. Praticamente, se io volevo fare, si può fare tutto il campionato ed è una cosa fighissima. Se no, esci. Che cosa, Carlo? Fanno giocare quella lì serata, no? Dopo c'entro fare sterrato quando entra Pierpaolo, entra la Giulia. Ok. Oh, allora, poi andiamo subito con la SRT Tomahawk che costa un milioncino, Pan American, e vai. Campionato Pan America. Oh! Quando arriva la cosa del tiro è una flashata. Qui sembra che stiamo dormendo. Allora, grande B-Max, guarda, eh. Ai 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 ai, caramba. Scivola, scivola stasera. Ciao amici! 50 a gara, yes! Ciao amici di Twitch! Esattamente, 50.000 a gara. È un proiettile. Ciao Lucas! Grande! Grande Lucas! Ho comprato una macchina, Luca! Fammi finire sta qui, ti faccio vedere che mezzo ho comprato. Stai qui ancora 5 minuti, dai, dai, dai! Stai qui 5 minuti, è una macchina dedicata a te, eh! Grandissimo Luca, grandissimo B-Max, ciao amici! Ciao amici di Twitch, scrivetemi così vi posso salutare in live, mi raccomando seguite il canale del Marco Drums con il draghetto, fighissimo, così può tirare le chicchere, potete usare, tirargli le orecchie, le orecchiette. Mi è costato un botto per farlo, guarda. Rispetto per il draghetto. Oh! Allora raga, sta macchina praticamente è un missile senza freni, cioè in realtà frena, però bisogna frenare un botto prima. Non è niente male, è una Fiat Dodge perché fa parte del gruppo Stellantis, è una Dodge Tomahawk, un missile. Luca, guarda, guarda Luca, ah, un e non frena, ah, con tre specchietti strafighissimi, tra l'altro un volante tipo Formula 1 ancora più bello secondo me che quello del Formula 1, però bisogna veramente frenare un botticello prima, eh. Vai, senti quando apro, eh. Ciao Bragali, ciao no, ciao a tutti. Wow! Oh ragazzi, sto diventando vecchio. Comincio a far fatica a frenare.
Mi sa che tra un po' dovrò abbandonare il volante e cosa, devo giocare col padre. Allora ragazzi, vi aspetto domani sera con Tokyo, Ghostwire Tokyo, eh. Ciao amici di Twitch, amici. Vi aspetto domani sera con Ghostwire Tokyo, amici miei, eh. Gioco in Day One Edition, anche se ormai l'ha portato un po' di gente, ma Marco Drums, come lo porta lui, non lo porta nessuno. Giusto, mo? Andiamo col gioco delle manine. Vai. Non mi venite addosso, se no perdo i 50.000. Allora, questa è una pista che in 3 minuti, ragazzi, riuscite a farmare, ok? Infatti, perché non mi sto neanche impegnando, se no con 33-34 secondi riuscite a fare un giro. Magari andando un po' a spatere, insomma. L'importante è che non toccate altre macchine. Se toccate altre macchine vi perderete il vantaggio, il giro pulito, che sono un bel 20.000, quindi io direi che si può fare anche attenzione. Tanto alla fine doppiate tutti, quindi non è importante andare veloce. Con questa macchina è veramente ridicolo fare sta roba. È proprio un metodo che ha trovato l'amico Kevin, l'amico Ciro, che io riporto anche nei miei video per farmare velocemente, eh. Vi dico proprio... Guarda che ti faccio vedere, Lucas, sei ancora qui? Grandissimo! Guarda cosa ho preso ieri! Oh, vedi? Un milioncino! Biglietto! Sarà la macchina? Guarda qui, Luca! Che meraviglia! Che meraviglia! Guarda che roba! Eh? Vabbè! Bello, lo prego lì, eh? Oh, boom, qui era il botto. Incredibile botto. Eccolo Luca, adesso ti faccio vedere, guarda che mezzo. Mamma mia. Ok, andiamo a far vedere. Ok, poi vado avanti. Esco, vado avanti. Mamma mia, i tempi di caricamento, ragazzi, di questo gioco sono incredibili. Ok. Tac. Usciamo. E si riparte. Si riparte un altro campionato, 52.000 in 3 minuti. Questo serve per andare a guadagnare un po' di soldi. Intanto ti faccio vedere una cosa fighissima, amico mio Lucas. Guarda cosa ti faccio vedere, il tuo amico Marco Drums l'ho comprata ieri solo esclusivamente per te, perché credo di non andarci mai. Ho qualche gara così per divertirmi. Questa è la tua nera, dovrei farla bianca, però ci sta. Guarda, aspetta un secondo che la devo beccare. Dove c'è? Guarda! Guardala! Bella! Guardala! Guarda Luca! Qua sì, morto dai noi! Esatto! Facciamo la... Che bella Luca! Bellissima! Queste c'erano un bordello. Madonna, la GT costava anche un botto questa qui, eh. Dai, andiamo a provarla. Sì. Eh beh, insomma, che mi chiedo 83, eh. Ma i ragazzi sta tornando, no, con le macchine vecchie in giro, no? Sì, ho capito, questa è 83. E là! Ah, urca! Con i cuori! Grande! Guarda cosa ti ho comprato il Marco Drums! Mamma mia, che ricordi, raga! E beh!
frenare poi. No, frena, frena abbastanza. Dai, dai, non è male. Ciao amici di Twitch! Mega Golf! Queste macchine qui dovrei provarle con il cambio. Io ho comprato anche il cambio quello manuale. Mamma mia ragazzi. Dopo la Tomahawk. dopo la Tomahawk. Il Golf GT. Ragazzi, guardate che mezzo sto guidando. Guardate qui la storia, raga. Che meraviglia, ma che roba. Volkswagen Golf, c'era scritto proprio. Quella Johnny! Grande Johnny! Ciao mitico! Guarda che mezzo che sto portando, guarda che mezzo! Oh! Guarda con che mezzo corre Marco Dram stasera! Mamma mia! Che meraviglia! Oh! Bisogna stare attenti anche a fare le curve, eh? Eh sì, amico mio, 83, 1983. Questo era il Golf GTI. Incredibile. Guarda dal dentro, che macchina. Secondo me non mi... Oh! Senti come balla! È un po' in salita. Non ce la fa. È un po' in salita. GTI, sì. Oh, frena un po'. Frena. Ai, ai, ai. Dai, dai, gas. Tutto ok Johnny, grandissimo, tutto ok. Sono sempre più preso a giocare a Gran Turismo 7. Qui su Twitch ho scoperto un mondo incredibile, fatto di tanti amici, veramente più dinamico rispetto all'altro YouTube, e mi piace veramente un sacco. E da quando ho preso Gran Turismo 7, Johnny, è una droga proprio. Il Formula 1 era bello, ti dico la verità, perché non... Porca loca! Ma questo qui... Già Gran Turismo è qualcosa che abbiamo tutti giocato un po' da bambini, no? Quindi già entra nel cuore per quello. In più ho visto trattare il tema delle auto, le auto, le gare, con molto amore anche da parte di... della Polifoni, non è solo gare e macchine, proprio anche dai video iniziali, da tante cose, no? Si nota, ed è una ficata incredibile. Però domani sera porto Ghostwire Tokyo Day One Edition, è quel gioco con le manine, che lui spara con le manine, ed è una figata assurda, me l'ha detto il grande amico Torri che ci sta giocando, e ha detto che è veramente fico. Quindi domani sera cambiamo un po', diciamo che il martedì e il venerdì di Marco Drums Games li uso per portare altri giochi, il resto sempre Gran Turismo. Però anche domenica voglio cambiare un po', adesso vediamo un po', visto che io prendo tutti i giochi, si può anche fare delle variazioni sul tema proprio. Anche se sinceramente Gran Turismo mi diverte davvero tanto, eh? Tu come stai, Johnny? La tua macchina cammina, eh? Esatto. Allora, tu pensa che adesso ho finito le patenti, ho finito tutta la campagna, ho finito tutte le gare, sto facendo la 24 ore, vabbè non 24 ore, però sto facendo 5 giri per comunque prendere pratica. Oh, perfetto, perfetto Johnny, grande, grande, grandissimo, era un po' che non ci sentivamo. E... oh, mi ha sverniciato il Subarozzo. Ma come ti permetti un Subaru del 2018 passare una macchina dell'83?
Ma come ti permetti? Dobbiamo sverniciarlo. E mi ero fossilizzato con tanti giochi fichi, ma anche il Formula 1 ci ho giocato parecchio, eh. Alla Verstappen, sì sì, proprio. L'ho passato alla Verstappen. Guarda, vai, è dietro, eh. Il bello è che l'intelligenza artificiale ti viene anche addosso, eh. L'IA. Adesso ci sarà un nuovo sistema che praticamente autoapprende in base ai tuoi giri, come tu guidi e come fai le cose. Ci sarà l'intelligenza artificiale che si setta a tuo livello. Quindi per quelli bravissimi che, sai, fanno tutto difficile, non vincono proprio a mani basse, no, ci sarà l'intelligenza artificiale che aumenterà il livello di tutti i piloti dell'intelligenza artificiale. È quasi praticamente come correre online. Faranno dei logaritmi strani. No, adesso voglio vederla. Guarda, ho messo anche le quattro frecce. Non so come si fanno a mettere, non so come si fa. Non vedo l'ora che esce Formula 1 22, che lo voglio prendere. Amico mio, sarà figo. Io ti giuro che non lo so se lo prendo, perché il 2021 mi è piaciuto, ma non. Questa che macchina è? C'è un faro dentro. Ma che macchina è quella lì? È fantastica! Ma scusa! Guarda! Incredibile! Incredibile! Guardate che macchina! Guardate, amici! Povera Olivia là fuori! Guarda, c'è proprio Olivia! Guarda che roba, guarda che roba! Allora, aspetta, c'era scritto Rodriguez. Ah no, ma il nome. Io lo voglio prendere perché voglio vedere come si guida, visto che le macchine sono totalmente diverse da tutti gli altri. Sì, quello è vero. Ma allora io ti dico così, praticamente credo di comprarlo anch'io. Però è una cosa, sai che questo qui mi sta prendendo veramente troppo. A parte che esce a giugno, penso, no? Sì, PC. Dopo gioca mia moglie, eh? Sì, io penso proprio che sarà figo anche lui, eh. E infatti io tutte le volte dico no, no, ma non lo prendo, ma no, e poi dopo li prendo sempre perché sono troppo fighi. E sì, effettivamente cambia un po' tutto, cambia un po' tutto. È proprio la Formula 1 che è cambiata, eh. Davvero? E vai Johnny, grande, faccio un bel po' di video io. Sono attivo a fare lo youtuber, ti dico la verità. Era un po' che non ci sentivamo, infatti oggi. Ehi, grande TikTok! Oggi ero lì, stavo guardando i contatti, no? Stamattina quando ho mandato tutte il coso per vedere la live, no? Cazzo, l'amico Johnny, è una vita che non ci giochiamo, ha fatto quelle partite fighe in Formula 1 là, quella sera là, poi dopo non ci siamo più beccati. Adesso sono preso veramente da far paura, però dai, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa, di fare una bella garetta insieme. Magari la facciamo col Formula 1 22, dai, sarebbe una figata assurda. Io credo, non ce l'abbiamo il computer? Perché apri? No. No, 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 non si apre la porta. Sì, 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 dai, sul 22, tanto io dico sempre che non lo prendo, poi riprendo. Oh, guardalo in drift, Marco Drift Drums Golf. Che meraviglia. Ma io ti giuro, Johnny, Luca, se sei anche qui, il mitico Max, sì, sì, infatti, cioè, ha una grafica questo gioco. Oltre ad avere un gameplay, perché tutte le auto sono una diversa dall'altra, se vai a modificarle cambia realmente proprio il comportamento in pista, i rumori anche. Guardate il computer di Marco Drums Games, mitici, con l'inimitabile logo, ragazzi, solo Marco Drums Games Channel è il nostro canale.
con noi due e il mitico logo. Ma su The Hunter Call of the Wild lo avevi preso alla fine? Sì, sì, ci ho fatto 7, 8, 9 partite e poi non riuscivo a capire tanto bene come sparare, come fare determinate cose. Dopo un po' l'ho mollato, per la verità, anche se però comunque era molto piacevole, molto rilassante. Diciamo che è un gioco che non funziona in streaming, non è un gioco da streaming, però sinceramente è bello, bello, sì, sinceramente era bello, ti dico la verità. Ah. Oh, queste sono 70, eh? Bello però, eh? Cosa? Ma sei in serio che devo farmi il con questa Golf? Vediamo questa macchina se me la prende. Ah, 800, quanti cavalli ha? 1000 roti. Se vuoi, si può giocare anche lì. Diciamo che è un po' una cosa particolare quel gioco lì, sai perché? Possiamo andare con la mitica, possiamo andare con la mitica. Vediamo un attimo se riusciamo a fare 70 millozzi. Oh oh oh! 10 giri? Dovrà fare la benza? Vai, noi proviamo, dai, proviamo, se sono su 70.000. Questo è un chiodo, ragazzi. Quando io dico un chiodo è perché è una macchina che fa paura. È inchiodata a strada. Vediamo, vediamo, però anche gli altri li devo vedere un po'. Infatti, no, 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 perché scivola? Perché mi scivola il tappeto? Scusate, eh. Aspetta, 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 aspetta. Sì, 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 può fare quello che si vuole. Allora, prima, aspetta un secondo che devo... Mi giocano i figli. Arrivo, eh. Non so, mi giocano loro e il tappeto non deve andare avanti. One moment, please. Va avanti il joystick, eccole qua. Allora, vediamo un secondo. Va avanti. Pulito il pavimento, ma pulito il pavimento. Va avanti il tappeto. Gianni, cosa dici? Perché? Se giochi solo. Sì, 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 vai tranquillo, nel senso, ho sbagliato il tasto, che se ho tempo molto molto volentieri, tanto ti scrivo su WhatsApp. Allora, il gioco era bello, mi è piaciuto, The Hunter, ho preso anche l'espansione del cane, sai il cane che fa... Ho preso anche l'espansione. Hai preso tutto? Bella lì. Ciao amici! Più che altro quando... Ciao amici, iscrivetevi al canale, amici miei. Iscrivetevi in chat che vi saluto. Quando... là. Grande Johnny! È che ho visto che certi giochi proprio non funzionano su Twitch, sinceramente, sai? Quella Zone Boy, mitico! E dopo? Muore da video, mi muore. Ah, ok. Sì, sì, vai tra, manda, manda! Non lo facciamo carica, vedi? Questa pista non ho capito che cosa è successo, ragazzi, o l'hanno incasinato questo gioco che diventa tutto difficile, sempre più complicato questo tipo. Beh, qua si corre forte, eh. Abbiamo una Supra da gara,
un bordello di cavalli, è un chiodo, ma ragazzi, sono sempre tanti cavalli, da domare sono... Ciao amici di Twitch! Poi ti vengono anche addosso, si fanno... Ciao amici! Oh, oh! Per salutarmi stavo andando... Addosso la Ferrari, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto, mo? Una funzione su Twitch? Quale? Quella che legge? Ah, le anche, dai! C'è una funzione proprio per Twitch? Ok. Ma non lo so, non funziona tanto bene, almeno quando l'ho provato a portare io. Poi, magari se l'amico Johnny c'è già un seguito, possiamo anche fare una live una sera e vedere se, se poi funziona anche a noi, perché... Ciao amici! Ciao amici di Twitch! Sì, 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 tutte, tutte Johnny. Diciamo che la maggior parte la passo con Gran Turismo, primo perché mi piace di brutto, secondo perché sto imparando a... no, in realtà io sono uno che cambia gioco praticamente anche tre giochi in una serata, tanto per farti capire. Gran Turismo mi sta piacendo veramente tanto. Prima perché riesco a comunque a divertirmi, è la cosa fondamentale del gioco. Se è troppo complicato anche da capire tutto, poi mi rompo. E... Non credo che ce la pensa, eh. Anche lì The Hunter, no? Molto bello, si vedeva che rilassante, bello, buono, leggi. Varese! Di dove sei? Penso che sta chiedendo dove siamo. Varese, 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 amico mio, Lombardia. E sverdiciamo anche Lopez su Prada Panico. Sei pronta. Oh! Direi proprio di sì, eh! Se non mi ricordo male, tu eri in Sicilia? Vabbè, ma vedi che Twitch unisce tutti. In un click proprio, Calabria, mi ricordavo più o meno. Vedi che Twitch comunque il web come ci porta vicini in una maniera incredibile. Ciao amici di Twitch, grandissimi! Marco Grand Games, l'inimitabile con il logo con la chicchera al draghetto. Porca locas! Dai, dai, è ancora lunga la gara, sono 70.000 soldini, dobbiamo comprare macchine fighe, volevo comprare la Sauber per fare l'Aleman, ai, c'è il rifornimento, raga, ho saltato il rifornimento, non ci credo. Allora, di solito dai 28 ai 12, 10, poi dipende molto dalle serate contemporanee, è fai 30, sono arrivato a 200, dipende molto dalla serata, dal giorno, sabato è quello che funziona di più.
assolutamente il sabato, ecco. Ma anche la domenica pomeriggio non scherza, eh? Andiamo? Però io lo faccio perché mi diverto, ti dico la verità. E ho trovato un sacco di gente fighissima che viene dentro. Ridiamo, scherziamo. Il 100, beh, adesso non mi ricordo cos'è, ma il 135, 140, adesso non l'avevo detto. Io puntavo tutto su YouTube, ma... Sì. È più social. È più live, è più social, è più veloce. È più... Infatti in una settimana sono diventato già affiliato e adesso sono a un buon passo, molto lungo, ma è un buon passo per diventare partner. Quindi sì, direi che proprio Twitch è una figata. Infatti io ringrazio sempre Twitch. Ciao amici di Twitch! Sto finendo la benzina, se vi può interessare, se rimanete a vedere che finisco la benza. È proprio... Oh! 0-1! No, ce la faccio, ce la faccio a fare la benzina. Ma quanti giri mi mancano, mo? Seria? Mamma mia, non cambiare le gomme. Caspita, non ho neanche visto le gomme, non ci credo. No, si può, si cambiano le gomme, arrivo. Sono ancora buone, guarda, sono bianche. Qui sono la benza. Vediamo. Quanti giri mi mancano? 6. E ho benzina per... 4! No, cosa ho combinato? Ciao amici miei! I cinghiali, i cervi, figo, figo, figo. Me lo ricordo che è una figata quel gioco lì. Devo per forza fare questa cosa, raga, scusate ma... devo ridurre il consumo. 3,9, devo farlo prima. Vabbè, questa qua la perdiamo, dai. E così, eh. Ok. Sì, sì, mi ricordo, ho giocato un po', dopo sinceramente anche proprio trovare gli animali è un po'. Dopo mi sono buttato sui giochi Horizon Forbidden West, Elden Ring. Vai, vai. Manda pure, dopo finita la live mi guardo. Oh, 3,9 giri, ho sbagliato. Sì, sì, c'ho tutto. Tutti i giochi che sono usciti li ho. Ce li ho portati già online. Solo che Twitch dopo 15 giorni li cancella. E allora cosa faccio? Io li esporto e li trovi tutti sul mio canale YouTube, eh. Marco Drums Games. Ragazzi, tutti sul canale YouTube ci sono tutti i video salvati. C'è anche il riflesso del sole. Per non bastare che è già incasinato. Entreranno anche loro, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti Marco Drans, Gran Turismo 7, siamo sulla Supra, orca loca, qualcuno l'ho superato, ma erano dentro anche loro a far la benza, eh. Vai tra, quando vuoi, Johnny, sai che io sono qui, tutte le sere, 8:30, 11, sabato 3:05, eh, 3:05:30, anche 6, poi dipende se mi diverto, e poi la sera 8:30, beh, sabato 8:30 infinito. Ciao amici di Twitch! E invece la domenica 8:30 la sera 11, perché poi alla mattina si va alla ULA e dura il sas. Allora ragazzi, siamo a fare Lago Maggiore con la Supra.
non mi ero accorto che avevo consumo carburante pazzesco, quindi praticamente non riusciamo a finirla, se no rimaniamo senza benza. La Supra è mezzo da panico. Gara GR4 al Lago Maggiore, eh? Cazzo, devo star più vicino. Sentite che tutto è bruciato? Allora è la mia macchina che sta andando un po' a fuoco. Guarda il mio amore che scrivono. Ciao ragazzi, benvenuti amici di Twitch, mi raccomando scrivetemi in chat così vi saluto, ragazzi e ragazze. Abbiamo un mega bigliettozzo da aprire, a vedere se ci dà una bella macchina. Chiaramente se ti sorpasso da dentro, la devo prendere un po' più lenta, Dai, dai, qualcuno a far la benza, speriamo di sì. Oh, erano dentro, sono già usciti. Oh, madonna. Cosa? Allora, 3 giri di 6, quanto mi mancano? 8 di 10, 4. Ma non avevo visto che c'era il consumo, sennò all'inizio avrei messo un po' economy. Vabbè, la rifacciamo, che problema c'è? The show must go on. Sì, la risposta, sì. Sì. Grazie a tutti i leggi. Ciao amici miei, mitici, orca! Avevo visto una pista dove non c'era. Devo impegnare, perché solo 3 giri. Quanto manca arrivare primo, mo? Così indietro? Devo fare un'altra benza anche. La vedo dura, raga. Ciao amici di Twitch. Dai che sverniciamo Fraga, il brasiliano. Non frenare in curva. Dai che lo becchiamo. Che mi è venuto addosso. Dai che becchiamo anche quarto. Dai che lo sverniciamo. Grazie. Ok. Sta macchina è un chiodo. Però bisogna stare attenti anche ai cambi di direzione, anche alle gomme. Quando ho fatto quella di Spa, ragazzi, Spa è una cosa incredibile, proprio mi ha devastato Spa-Francorchamps. Invece quella che riesco a fare bene, il Nürburgring Nordschleife, l'ho fatta abbastanza bene. Invece l'ultima volta mi ha massacrato il Nürburgring. Il Nürburgring bisogna stare attenti, perché è una pista fantastica ma anche bella tosta, Allora questo bisogna frenare e dar gas dentro, gas tutta fino in fondo, amici. No, cazzarola! Ma cos'era lo sporco? Star sempre attenti, sempre a farla sulla parte gommata della pista. Si inchioda, oh! Quanto secondo? 6 secondi! Ce l'abbiamo qui, raga, ce l'abbiamo qui! Ciao, mitici!
Dai, dai, dai. Sto impegnando, amici miei, eh. Ciao grandissimi amici di Twitch, mitici. Leggiamo. Ah, tu sei. La mitica Carla. Allora, no, no, ma perché sempre sta curva maledetta? Dovrebbe leggere i messaggi, vero mo? Manda il solito. La scritta quella che manda sempre da giù. Eccoci qua. Dietro via canale come solito. Allora Drums è il primo, grande grande, finita la live le guardo, dopo ti rispondo su YouTube, scusa, come si chiama lì, WhatsApp. Allora Marco Drums finirà la benza, forse no. Bel sondaggino, riuscirà il nostro Marco Drums a finire? In teoria finisco la benzina prima, raga. Porca, quasi andavo fuori. Allora la regola, mi mancano due giri, io ho benzina per uno. Devo andare e fare benzina per un giro. Allora, quanto mi manca, copilota, amore mio? Ok. Quindi 0,8. Non riesco a finire per pochissimo, vero? Ciao amici! Dai, dai, dai! Allora, non cambiare, non cambiare. Devo fare 0,7, devo fare un giro. No, 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 non sono già quinto! No, no, no! Che pasticcio! Che pasticcio, non serve far tanto! Via, 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 via! Il giro 7 va benissimo! Raga! Quarto? Dai, oh, e togliti, cazzoide! Guarda lo sporco che c'è su questa pista! Lo so, ho beccato lo sporco, l'ho sentita! Se mi è andata via! Ah! Dimmi quanto tempo mi manca. Oh, frena, dai, non fare così. C'ho anche le gomme rosse, c'ho le gomme rosse, amici. Ma i tempi, ma sono i tempi, 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 tempi. Ciao, amici. No, sta dritta. Deve passare un po', ma... ritorno. Sì, sempre così. Non cambia, tutti i giorni uguali. Dai! Quant'è che ce l'ho? Non riesco a vedere la mossa, sono preso a fare la pista. Il tempo. Sì, sono lì, eh. Sono lì, ma la pista è finita, raga. Quando arriviamo in parabolica. Cazzo, mi ha mandato fuori quello dietro. Ecco le gomme andate. Che peccato. Vabbè, la possiamo rifare e non sbagliamo più il fattore di... Dai, giorca loca.
maestre, come sono andate? Che peccato. Eh sì. Che speccato smortiali essi. Andiamo a aprire. Vi faccio vedere un pezzo di replay perché a me piace di più il replay. Guarda, sconsolatissimo Marco Drums. No, ce l'ho quasi. 70.000, ne ho vinti solo 26.000. Cosa ci faccio con 26.000? Manco una Golf compro con 26.000 euro. Vediamoci un pezzettino di replay, raga, perché comunque sta macchina è un chiodo, eh. È una belva. La Supra, raga. Toyota Supra. Che meraviglia, che meraviglia. Bella lì. Fammi vedere le foto. Bellissimo. Caspita. Spettacolo. Tanta roba, eh. Bella, amici mitici, andiamo. Allora, ragazzi, ho appena cannato, eh? Ho cannato perché siamo arrivati quarti, e il quarto non va bene. Andiamo a aprire il biglietto della fortuna. E dopo, magari la mitica, magari ci fa una garetta con lo solo sterrato, eh? Cosa ne dici? Allora, andiamo a aprire il biglietto della fortuna. Ciao Johnny, grandissimo, grazie. Quando vuoi venire, io sono qua, eh? Ci facciamo una bella chiacchierata. Guarda Sabino il biglietto della fortuna, dai. Oh, guardati il biglietto della fortuna. Dai, ragazzi. 10, 9, 8, 7. Bella lì, grandissimo Johnny. Domani c'è un altro gioco, eh? Tokyo Ghostwire. Dai, macchina. Ho tanti soldi, macchina. No! Pochi soldi. Certo che la compro, ma meglio con gratis, no? Ciao Johnny, stavi bene, mitico? Dai, andiamo a rifarci la stessa gara. Ma no, anzi, andiamo a vedere un attimo le macchine usate, raga. Che c'ho un bel milioncino. Allora, la Golf l'ho comprata ieri. Quantità limitata, di Abarth. Bellissimo il gattino blu. La Firewall. Bello, mi piace. La Stratos, la Supra 3000 GT A dell'88. BMW 07, la Ruff, raga. Integra, il Viper. Oh, io volevo questa qua però, eh. Cosa ne pensi, amore? Così, fai un sondaggio, dai. La compriamo? Compriamo la Maserati? Un bel V8. Compriamo la Maserati Bordeaux? Dai, un bel sondaggio, ragazzi. Ok, dai, nuovo sondaggio. Allora, compriamo la Maserati Gran Turismo. Compriamo. Ciao amici, rispondete al sondaggio se compriamo una questa macchina. Tanto pago io, paga Drums. Compriamola. Gran Turismo. Sì, Maserati Gran Turismo. È solo quello, sì o no? Facciamo, vediamo un altro. Vabbè, facciamo Abarth, cos'è questa cosa? 500 Abarth RTH.
E a sto punto di interessantina ci potrebbe essere cosa? La Viper. Dai, scrivi la Viper. Ah, Stratos costa troppo, anche se è una macchina assurda. Che cosa? Mamma mia, che rotta. Se no... Dai, dai, metti questo, poi vediamo, dai. Al massimo... Tanto si può farmare tranquillamente. O la Corolla Levin. Vai. La Viper o Corolla Levin, che lei che sta qui, guarda. Guarda, questa qui. E se assomiglia un po' a quella di Ritorno nel Futuro, la DMC comunque, sinceramente. La DeLorean. Sì. Anche la Mitsubishi GTO però, eh. L'hai già fatto? No. Scrivi anche Mitsubishi GTO. Guarda, è scritto lì. Mitsubishi. Vabbè, dai, vai. Andato. Votate, ragazzi, dai, votate. Che auto compriamo? Che soldi, quanti soldi? La Corolla non è male. Quale? La Corolla. È bella, Maserati è bella, eh. Maserati. Questa è per andare in giro noi, mo. Cioè, nel senso, andiamo a mangiare la pizza, andiamo in giro con Maserati. Cioè, dai. Arriviamo. Vuoi arrivare col Maserati o con questa a mangiare la pizzetta, mo? Eh? Vuoi arrivare col Maserati o con questa qua? Non scendo. Maseratino, votate! Votate, amici miei! Chi? Maserati? Oh, quanti voti? Dai! Gran Turismo allora! 3, 2, 1, via! Oh, ci sta, amici miei! Ci sta la Maserati Gran Turismo, eh? Non ne avevo ancora di Maserati. Usiamola subito, certo. Vediamo. Andiamo a provarla. Facciamo una garetta. Una garettina. Possiamo farla tranquillamente al Lago Maggiore. Vai, Lago Maggiore, pomeriggio. Iniziamo! Incredibile! Oh! Non me l'aspettavo così! Allora, è uscita dal concessionario, eh? Quindi... Ciao amici di Twitch, grandissimi, benvenuti. Stiamo andando con questo mezzo che ho comprato adesso, amici, avete votato e ci siamo comprati il Maserati Gran Turismo. Che spettacolo. E poi ci vado anche a mangiare la pizza con mia moglie, vero tata? Oh, scusa Ferrarino. Ah no, era una... Sì, infatti era Ferrari GTO. Viaggia, eh. Ma che bella Mazda Atenza GR3, eh? Non male. Oh! Oh! Di potenza, ragazzi. Ciao amici di Twitch. Ciao mitici, Mazda Atenza, bella roba, eh? Bel macchinino.
penso che qua devo frenare un po', eh. Oh. 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 Vai. Comunque abituato alla Supra di prima ci sono altre velocità, raga. Oh, è andata un po' fuorino. Sì, anche il DPSM. Ragazzi, se volete giocare con me iscrivetevi al canale e lasciate il vostro ID. Oh, come fischiettano le gomme. Come fischiettano i gomme. Oh, guardala, guardala, guardala come la va. Non vedo l'ora di vedere il replay, raga. Ciao amici di Twitch. Ciao grandissimi. Ok, non stiamo correndo con una carretta, è una Maserati, sì, un po' da concessionario, quindi senza troppe elaborazioni, gomme da concessionario. Si punta sul fianco, si punta la macchina, sta bella Maseratina. Mamma mia. Si punta e non si spunta. Queste gare qui, ragazzi, si guadagna da talmente poco. Io ho provato, ho voluto fare la garetta per provare la macchinina, ma possiamo anche andare con la mitica Tomahawk a fare un po' di soldini. O ci rifacciamo sempre il Lago Maggiore, come ho fatto prima, 10 giri, e devo stare molto attento, perché poi TCS è alto, perché... Ciao Roby, grandissimo, grazie che mi hai seguito, mitico, scrivetemi in live, così vi saluto, ragazzi. Grazie ragazzi, mitici. Mi raccomando, seguite il canale di Marco Drums Games, l'unico inimitabile con il logo fichissimo digitale, questo non esiste, è messo digitalmente, e con le chicchere. Allora, andiamo a vedere un attimino qui. Se volete giocare con me, ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro ID, possiamo anche giocare insieme, faccio le serate in live con voi, ragazzi, amici miei e ragazze. Bella, però mi piace, eh? Mi piace questa Maserati, guarda che bella, bella. È lunga, grande, il colore mi piace, bordeaux, quella linea seria di macchina di uomo imprenditore, ecco, insomma, con famiglia, andare a correre poi al Lago Maggiore non ci sta. Bello, bello il colore, mi piace tantissimo. Non avevo macchine con un colore così, tipo bordeaux rosso. Bello, bello, mi piace. Color mattone, bellissimo. A me piace tantissimo. Mi piacciono un sacco anche i colori pastello, ragazzi, comunque. Tanto io ho aperto la porta e non l'hai chiusa.
Ok. Allora, dai. Allora, andiamo a farci immediatamente, visto che qui abbiamo guadagnato praticamente 2000 euro. 2000 euro, che ce famo noi con 2000 euro? Allora, ok. Io direi, andiamo un attimo a vedere qui le auto. Vediamo. Oh, limitata. Allora, quantità limitata, limitata. 3 milioni. Incredibile. Leo, mi chiudi un po' la porta per piacere? Solito? Ok, basta. No, sapete com'è. Ok, perfetto. Ok. Allora, la Sauber, raga, io la vorrei prendere e ho visto anche che è una quantità limitata. Peter Sauber. Ciao amici miei, ciao mitici, amici di Twitch, grandissimi. Allora, io volevo prendere sta Sauber. Voi cosa ne pensate, amici miei? Non funzionano i sondaggi, amore? Ah, beh, ma sondaggio non si può fare? Vabbè, quantità limitata quando comincia. Boh, non mi parla sopra. Quando quantità limitata vuol dire che stai cominciando a mancare e poi la tirano via, eh? Allora, io questa la vorrei comprare per fare l'alemán, sinceramente, sì. Aspirazione turbo, MR 5000, GR1, 878. Per poterla comprare bisogna fare 2 milioni, ragazzi, quindi è tanta roba, non è una cosa che si può fare adesso, si farà tra un po', ma credo che me la tolgano. Ho paura che la tolgono. Vabbè. Allora dai, andiamo a farci la gara di prima, che non siamo riusciti, che siamo arrivati quarti, che è praticamente il Lago Maggiore. Era il Toca o era questa, la GR3? Questa era. 800, allora 800. Ciao Roby! Ah, mi dici di prenderla. Devo farmare un po' di soldi, ok? Dopo la compro. Davvero. Anche secondo me è bella Roby. Grandissimo. Ciao mitico. Dici che funziona bene a fare l'alemán? Secondo te? Però è quantità limitata, eh. Sai che quando fanno quantità limitata, caspiterola, non è che dura tantissimo, possono anche toglierla. Allora, andiamo su economico. Ah, ciao Roby, ciao mitica! Ah, secondo te dici che... spero solo... Allora, io la voglio prendere per andare a farla alle mani. E lei che si è iscritta, eh? Grazie mille per esserti iscritta al canale, mitica. Io sono qua tutti i giorni, dalle 8 alle 11, sabato e domenica anche alle 3 del pomeriggio e 6. Porto giochi di auto, ma anche Ghostwire Tokyo, Horizon Zero Dawn, Elden Ring. Porto il mitica Tina's Wonderland, che è il Borderland, quello nuovo, esce domani, ma domani porto Tokyo e sabato sera porto quello lì. Quindi quando vuoi passare ci fa davvero piacere. Poi c'è anche mia moglie, si può chiacchierare, eh? Puoi scrivere tutto quello che vuoi, chiedere quello che vuoi. Se vuoi giocare con me mi lasci il tuo IDPSN, eh? Ah. Oh, mi ha forviato questo ragazzone qui davanti. Vediamo se riusciamo. Non riesco a passare un filino a più, un filo forse prima. Magari gli diamo un po' di filo, perché questa macchina qua c'ha il turbo. Ok. Perché non voglio che ci sia troppo rumore, ragazzi, che voi sentite bene. Ciao amici di Twitch! Mi raccomando, iscrivetevi che vi saluto in live! Grandissimi! Se volete giocare con me, iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro ID. Facciamo le serate a giocare con voi, eh? Gioco i Marco Drums, gioca con gli amici di Twitch online. Ci facciamo delle belle risate, delle belle sportellate, tutto in relax, ragazzi, eh?
Marco Dram si vuole riposare, rilassare e divertirsi insieme a voi. Adesso questo lo svernicio. Grande. Allora ragazzi, questa è, vedi che adesso sono 5 giri, 5 più la benzina li facciamo tutti a 10. Prima mi ero dimenticato di mettere il consumo carburante, e comunque chiaramente se il consumo carburante toglie cavalli, toglie potenza, toglie potenza alla centralina, e diventa anche più mansueta questa macchina, perché è una bella bestiolina, è la Toyota Supra GR3. Adesso non mi ricordo più di che anni, ma insomma si vede che è un po' datata, guardate. Però raga, che mezzo, regge anche tua moglie. Sì, assolutamente sì. Guarda, dopo di questa ti faccio vedere un pezzettino dove correrei su Vesterrato, mo? Carlo, vuoi fare su Vesterrato? Su Vesterrato, dai, si fa una garetta, dopo i 10 giri, se rimani con noi, vedi mia moglie Carla che si fa una bella corsettina col su Vesterrato, ragazzi. Stasera manca il titolatore del nostro amico Pier Paolo, la nostra amica Giulia, speriamo che arrivano. Cioè io non posso star senza mia moglie, non posso star senza mia moglie, è carissima. E poi impara mia moglie, già Farelli in macchina normalmente, con tutte le commissioni che deve fare, è bravissima. In più qua si prende anche con la sua Camaro, ha voluto la Camaro e io gliel'ho comprata. Sarai Roberta, penso, no? Mo? Robby e Roberta. Mitica. E comunque ragazzi, che siete entrati, amici di Twitch, iscrivetevi al canale, scrivetemi, così vi saluto online, in live. Volevo dire in live, poi ho detto online, però ci sta come cosa. Siamo in live, siamo online. Allora, è fattibile la gara, è fattibile. Siamo 15esimi però, senza tanta potenza. Spero di sì. Grande Zane Boy, mitico. Fatto. Oh. Ah, la macchina. Sì, assolutamente. Quella di prima, penso che sta parlando della stai parlando della Maserati, mitica? Sì. Certo, la voleva mia moglie, la Maseratina, poi che andava in giro con col catorcio alla Fire Lady dell'88. C'è stato anche il sondaggio, tra l'altro, abbiamo fatto un bel sondaggio. Ogni tanto partono sondaggi a manetta. Dai, scrivi, amore, fai un sondaggio così la nostra amica e i nostri amici di Twitch possono rispondere a un mega sondaggio e scrivi, allora, dove corre la mitica Carla, vabbè, vedi tu cosa scrivere, e scrivi su Vesterrato pista, o cos'è che c'è? Aspetta, su Vesterrato pista. È quello, un mega sondaggione, ragazzi. Vediamo se riusciamo a farla. Non è detto che la facciamo, Non è detto che arrivo prima. Attarola! Scusate. Io volevo farla pieno, ma purtroppo non so se è una questione di gomme o di macchina, perché con la Mazda Concept riesco a farla a fuoco, senza neanche dar giù al gas. Probabilmente questa qui che c'ha il turbo alto agli alti regimi, dipende da uno come se lo pronuncia, perché ho avuto delle diatribe se si pronuncia regimi o regimi. Cose incredibili succedono SUV esterrato o pista? SUV è un SUV, ma ce l'hai, te lo guidi tu? Lo guidi tutto il giorno, tutto il giorno. Il Toyota Lola d'oro e vai.
Allora, su questo non c'è livello di difficoltà, è massima e basta. Votate sondaggio! C'è il sondaggio, no? Votate sondaggio, amici miei, amiche mie! Sondaggi strani succedono su Marco Trans Game Channel al giovedì sera. È solo giovedì, ragazzi. Domani sera porto Tokyo, Ghostwire Tokyo, in Day One Edition, amici miei, e vi aspetto tutti. Così per variare un po' il gioco, anche se il Gran Turismo 7 è una figata pazzesca. Stasera ho visto che c'è anche Valentino che ha fatto la pubblicità di Gran Turismo 7, Valentino Rossi. C'è anche la mitica Holly con noi. Tra un po' dovrò fare la benza, due giri ancora. Ciao! Verniciato! Abbiamo sverniciato, ragazzi. C'è gente anche che fa la benza! Quinto, io devo andare il giro dopo, eh. Come è andato a finire il sondaggio? Pista? Ah, allora su pista, con la Camaro. Andiamo su pista, amici e amiche mie. Wow! Comincia un po'. Le gomme le vedo già sul rosso, eh. Cominciano già a fare un po' le stupidelle. Ciao amici miei di Twitch! Mi raccomando, scrivete qualcosa in chat, così vi saluto. Iscrivetevi al mio canale, amici. Gran Turismo 7, ma domani porto Ghostwire Tokyo, eh. E sabato sera Tina Teens Wonderland, il nuovo Borderland, amici miei. Tutto su PS5 e Xbox Series X. Tutto è live su Twitch. E c'è anche il mio canale, comunque, ragazzi, vi ricordo, c'è il mio canale YouTube dove faccio anche dei video tutorial, come fare le cose, come farmare trofei, platini, tutti i vari servizi, PSN, Game Pass e tutto. E poi vedere live, come fare i boss, come farmare. Un giro e tre, quindi posso farlo alla prossima. Sì, assolutamente. Dai che loro mi entrano. Ok, che mi sono entrati. Ma devo per forza recuperare. Fraga, dai, devo dargli via un po', perché poi il prossimo entriamo tutti e due, forza. Devo calcolare. Allora, un giro dobbiamo farne 4, no, forse 3 alla fine, così faccio la benzina giusta. Questo qui è il settimo, 8, 9, 10. Bella, ragazzi, vietici, ragazze! grandissimi amici di Twitch, amiche di Twitch, amiche di Marco Dranzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, amici miei. È particolarmente tosta. Scrivete amici, scrivete! Così vi saluto in live, vi salutiamo, vero amore? Tiro veloce.
fate. Allora vado 7, 8, 9, 10. Ciao amici di Twitch, andiamo a fare benzina. Speriamo che è calata di prezzo, che non costa 2,20 euro. Allora, calcoliamo. Settimo giro, 8, 9, 10. Porca, sono passati. Sono già passati, erano proprio dietro, erano proprio dietro. Allora, devo fare 3 giri. 2. Vai, 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 veloce, veloce, veloce. Ho fatto un po' di più, così posso... Ciao amici di Twitch, ho tirato via un po' l'economico, almeno ho più cavalli. Siamo sulla Supra GR3 di tanti anni fa, la mitica Toyota, eh? Allora, adesso a regola, se corro veloce e qualcuno mi entra dentro al box è praticamente fatta, raga. Però l'usura gomme, devo contare sull'usura gomme, devo stare attento, devo stare attento. Vai, levati, porca roca. Come sei quando ti arriva davanti la vecchietta in macchina che c'hai fretta, è incredibile. Ciao amici, mi raccomando, iscrivetemi così vi saluto in live, grandissimi. Se volete iscrivetevi al mio canale, più siamo meglio è, facciamo live fichissimi amici. E domani venite che c'è Ghostwire Tokyo, vi aspetto alle 8:30, eh. Amore, leggi. Ah, per piacere. Ah, fai vedere la... Fatti vedere Livia, la roba, fatti vedere. Dai, speriamo che c'è qualcuno che entra, la mitica Olivia qui di fianco. Devi vedere Roby quando si mette su qua, mentre guido. Qualche sera se entri dentro nella mia live la beccherai sopra qui. Si mette qua. Tranquilla, mentre io giro a destra e a sinistra e lei è lì tranquilla che dorme mentre io mi faccio le gare a 350 all'ora. No, ma porca loca, ma sei serio? No. No! Era vinta, The Show Must Go On, ma era vinta questa qui! Due giri! Sapete cosa? Che le gomme, non avendole cambiate, vedi, queste cose qua non le faceva prima. Ciao amici di Twitch! Era praticamente vinta, ragazzi, ho fatto l'impossibile per girarmi. Vabbè, dai, ok, dai. Devo stare un po' più attento. T'ho superato sul cordolo. Ciao amici di Twitch, mitici! Oh! Si va un pelino fuori. E ragazzi, non è un simulativo alla... Che comunque porto anche Formula 1 e porto anche Assetto Corsa Competizione, amici miei, sul canale, e versione PS5. Non è di certo un simulativo all'assetto corsa, ma ragazzi hanno fatto una bella fisica, eh. Io l'unica cosa che spero è che qualcuno sta facendo la benza,
Sì che l'ha fatta. Che stronzo! Mi sono... Porca no. Potevo arrivare primo. Le gomme, ragazzi, sento. Qui mi sono girato prima. Se non mi giravo, era vinta questa, ragazzi. Devo praticamente andare sul velluto, pian pianino. Guarda come va via. Provo. Questo lo prendo sicuro che è qui. C'è un altro dopo, no? D'esterno ti ho passato. D'esterno ti ho sverniciato. D'esterno. Quanto manca? 7 secondi? 7 secondi? Ciao mitici amici di Twitch, ma come 05? No! Per la benzina, ma come mai? No, raga! Un'altra volta persa per la benza. Come si dice, non c'è due, era là, ma finirò la benzina a metà giro, non ci credo. Va che com'è? E 01 raga, alla salita finiamo la benzina, dobbiamo spingere a mano, non ci credo, sta macchina è una cosa incredibile. Io la farei la stessa. Oh, bello! Facciamo una cosa, invece di farla con la Supra, la faccio con la Mazda. No, no! Raga! Piede a tavoletta! Non va più! Oh! Incredibile! Balordo! Ho finito la benza e mi viene anche addosso! No! Oh, ma seri che mi vengono addosso così? Ma si è finito la benza? Oh, amici miei! Abbiamo finito la benza! E come ce lo facciamo giro così? Arriviamo ultimi! Non freno neanche qua. Mi hanno fatto il sandwich. Allora, Lopez. Raga, vediamo, facciamo tutta così secondo me. Che peccato, amici. Scrivetemi qualcosa. Datemi un supporto. Ho finito la benza. Datemi qualche abbonamento Prime che andiamo a farla. E vabbè, ce la dobbiamo fare tutta così. Come no? Ah. Come no? Davvero? Dai che hai recuperato un po' di... Ma dove erano quelli dietro? Scusami.
No! C'è ancora il 18. Faccio così, così non mi passano. Dai, potrei anche non finire ancora. Proprio ultimo, eh. Da secondo, ragazzi. Da primo. Oh, oh, oh. No! No, l'ultimo lo tengo. Oh! Ma che balordo. Mi ha brancato dietro. Gallo. Gallo, balordo, gallo, mi hai fatto arrivare ultimo, sei proprio uno strunz, gallo. È incredibile, ragazzi. Quanto ho preso? 4.000 per 20 minuti di sera. Mamma mia. Faccio vedere solo un pezzettino. Poi fai tu la garetta. Vai a vedere te, no? Non ne voglio. Guardate che spettacolo, ragazzi. Allora, vi faccio vedere una macchina fighissima. Visto che non abbiamo fatto soldi... No. Qui che cosa mi diceva? Ah, io ho anche la... ho anche la Audi adesso, eh? Eh sì, raga. Io ho anche la Audi, Interessante, Watson. Mi sembra di averla presa l'ultima volta che abbiamo giocato. Ciao amici di Twitch. Allora, io di solito corro con questa, la Mazda, ma volevo anche provare l'Audi a sto punto, eh? Fammi provare un attimo l'Audi. Dov'è che me l'ha messa al gioco? Interessante l'Audi, eh? Cos'è che gli prendiamo? Ah, bello, c'ha tutto già. Ciao amici miei. Limitatore, zavorra. Sì, in teoria bisogna comprarli. Non per niente, ma perché se poi abbiamo una gara che non ha i punti prestazione. Ah, ma non ce l'ha il turbo. 800 cavalli. In teoria il turbetto non è che gli farebbe schifo, eh? Non è che gli farebbe schifo. Diciamo che c'ha già tutto la macchina, eh? Le corsa dure ce le abbiamo, i carboceramici ce li abbiamo. Alla fine, se gli compriamo turbetto, con 13.000 ce la caviamo, eh. Dai, andiamo a provarla, sono curioso. Sono proprio curioso di provarla. E possiamo provarla sullo stesso circuito. Cosa ne diciamo? Anche Olli guarda. Amore. Allora, andiamo su lo stesso circuito, raga. Corsa, tutto uguale. Allora, prima di tutto, tiriamo giusto. E questo non so come consuma, eh. Andiamo su 5, 6 giri, 5 giri, 4 giri, eh? Insomma, Udina, dai, forza! Audi. Ah. Un GR3, eh? Ciao amici di Twitch!
sottosterzo la bandolina, eh? Al sottosterzo. Ha un bel sottosterzo, devo dire. Ciao amici di Twitch, benvenuti! Sta correndo con l'Audi. Ma è bella cattivella, è bella cattivella. Io ho bisogno di una macchina che è bella stagna, bella fissa. Il motore c'è l'Audi, eh? No! Ma perché? Sì. Allora, è tosta quest'Audi, è tosta da usare. Toccano dentro gli stronzi, solo che toccano dentro col muso il mio culo e io vado fuori, loro non ci fanno niente. Ciao amici di Twitch, benvenuti mitici! Allora, stiamo provando l'Audi, visto che abbiamo provato la Supra e la prima volta ci stavo veramente riuscendo. La seconda sono rimasto senza benza ed è la seconda sono arrivato ultimo, anche perché Gallo, che è il pilota della Honda, mi è venuto addosso. Gallo. Tra compaesani non si deve fare. Allora, è questo che... Mi si impianta sta macchina. Mamma mia, incredibile. Oh, stavo di qui è... Sì. Incredibile. Allora, vediamo un attimo. Cambiamo l'auto. Andiamo a fare con lei. Voglio vedere con la Mazda. È possibile che non riesco a fare sto circuito? Mi sembra un po' una cosa strana. Che non riesco ad arrivare primo, roba incredibile, arrivo al Nürburgring Nordschleife e non arrivo qua al Lago Maggiore. Scrivigli alla Robby che un altro giorno, eh? Ciao amici. È bella, è un po' come la Supra, la Mazda Concept, sì. Devo passare sopra il cordolo. Vai che prendiamo anche Soli, l'americano, grandi. Non fare il cattivo Mazda, caspita. Allora, 6 giri, eh. Thank you.
Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Vedete che riprendiamo, vedete. Freno, 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 freno. Freno, 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 freno. Sarebbe la stagnetta, eh. L'Audi a me sembra che è tosta a livello motore, ma stabilità no, non si sa. Però a livello motore l'Audi era tanta roba, eh. Anche questa ce li ha i cavalli, eh. Non è che dico, ma no, ma perché mi brancano dentro? Ma c'ero io! Insomma, sgonfio. Oh, è già 3-4 volte che mi prendono dentro qua, eh. Ciao amici di Twitch, 25 minuti. Stai in pista. Caspiterina. Adesso c'ho anche il sottosterzo, porca. Ma come mai? Come mai? Cosa succede stasera? Va, va, va. No, dai. Ma cosa succede? Per forza. Anche adesso mi sono venuti addosso. Parola, oh. Oh, vi sportello, cioè, fatemi arrabbiare, vi sportello, giusto, no, raga. Vi sportelliamo, gli diamo 4 legnate e poi vediamo se c'è ancora voglia di. Allora io l'ho superato, sono interno, sono davanti io. Se vi si mette di fianco vi butta fuori. Oh gallo, eh? Prima mi hai buttato fuori tu, Ciccio. Guardala, guardala. Consumate le gomme, cazzarola, ma in tre giri, quello è già mi sta andando già. Ah, oh, mi sono mettere sulle due. Quindi non vorrei che ho messo le morbide, non mi sono visto, per quale fa con le gomme? Non stanno già andando. Il problema è che correre forte con le gomme finite è dura. Non riesci a neanche accelerare. Dai, se mi viene addosso. Sì, cambiare gomme sono l'ultimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Stavo facendo l'ultima gara. La prima è andata bene con la Supra, la seconda con l'Audi è un disastro. Sto riprovando con la Mazda, ma ho gomme finite. E mi mancano 6 giri, quindi penso che sarà veramente tosto.
a livello benzina sto messo bene. PS5 tirava fuori. Non sto prendendo niente. Via. Incredibile ragazzi, incredibile. Spero che qualcuno vada dentro adesso a far benza. Come la tengo? Vediamo, qui ho sbagliato qualcosa. Non c'è le gomme dure, impossibile senza gomme dure. Sono usciti tutti. Hanno fatto benza, sono usciti, no. Una corsa alla disperazione. Vediamo un attimo invece di fare magari ciao. Ah signore, tiramelo. Allora, ecco qua, cioè, hai voglia te, cioè, come la faccio io? Ma dai, incredibile, sì, per forza, cioè, avevo le morbide, dai, rifamola con le dure, allora, vediamo un attimo, dure, vai. Facciamola, poi ci salutiamo, amici miei. Sono veramente stanchissimo stasera. Allora, è una questione di... dai, cioè, senza... È incredibile con le gomme dure e morbide la differenza che si ha. Una differenza incredibile ragazzi, incredibile. Ciao amici di Twitch, benvenuti, siamo quasi a fine live, ma rimanete per vedere come va a finire questi 10 giri al Lago Maggiore. Con anche la benza, con la sosta ragazzi. Devo esitare un secondo a sorpassarli. Ok, dai, no, non devi uscire. Andiamo. Ok ragazzi, dai. Dai che ce la facciamo ragazzi, mamma mia quanto sono stanco. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale amici miei. Domani sera porto Tokyo, Ghostwire Tokyo, gioco nuovo Day One Edition. E sabato sera porto Tina Teens Wonderland Borderlands, quello nuovo ragazzi, PS5.
mi raccomando. Oh, era rosso, mi ha fatto un... Madonna, sta curva qui è una cosa incredibile, eh. È bella tosta Lago Maggiore, ragazzi, eh. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, vi raccomando, invitati che vi saluto in live, iscrivetevi al canale, amici miei, eh. Ah. Grande sorpasso, allora 10 giri e 10 giri e bisogna fare la benzina, eh. Allora, io prima usavo sempre questa e mi trovavo benissimo. A un certo punto ho cominciato a usare la Toyota Supra da gara, un po' vecchiotta, ma ragazzi, come quella è un chiodo, quella è una macchina, è un chiodo, tiene la strada da panico. Guarda, guarda come si... vabbè, ero dentro io, amico, eh. Chevrolet. Corvette, insomma. Oh no, raga, cioè ero dentro io, cosa vuole sta Corvette? Allora, siamo al secondo giro, le gomme sono nuovissime. 4,7. No. Oh, basta un secondo di distrazione, raga, eh. No, ma dai, mi vengono addosso. Stasera non è la serata per fare questa gara. Caspita, 3 volte 4 che mi vengono addosso, amici miei. 3-4 volte che mi vengono addosso. Ciao amici miei di Twitch, mitici. The show must go on. Ripassiamoli tutti. Sì, mi ha fatto girare a destra, sì. Il rumorino è fantastico, eh. La pista libera si viaggia, ma che bravo viaggio. Solo la prima curva che a volte mi frega. Ciao amici di Twitch, benvenuti, stiamo facendo la endurance al Lago Maggiore, 10 giri con la benza, 3,8, eh? È possibile che non entra nessuno a fare sta benza di loro? Dai. Amici miei, domani sera Ghostwire Tokyo, day one. Perché mi prende così? Mi sballotta. Day one edition, amici miei. Vi aspetto. E sabato Tina Wonderland.
pianta. Poi alla fine vuoi vedere che la macchina migliore era la Supra, incredibile. Io che pensavo che, era che questa qua gli dava una spanna alla Supra, alla Supra è un chiodo, non si muove. Consuma un botto, infatti sono arrivato primo, secondo e primo con la Supra, perché è un chiodo la Supra. Ma se gli stronzoni non mi buttano fuori... ragazzi è il massimo, perché queste sfide non si può scegliere il livello, è il massimo dei di quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Vai dentro tutto, dentro tutto. Ci sarà qualcuno che fa benza? Noi abbiamo ancora due giri, eh? Eccolo qua il tipo che ha fatto la benzina adesso. E noi lo sbattiamo fuori. Sì, vabbè, ma tu mi prendi davanti, sì, ciò. Il secondo è a 10, eh? Dai, devo correre bene. Eccolo là, lo vediamo in fondo. Lo vediamo in fondo, lo vediamo in fondo. Devo chiudere pulito. Bene. È troppo divertente, ragazzi, questo gioco. È troppo divertente, ragazzi. Dai, dai, che forse questa è la volta buona. Ok. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Grandissimi, iscrivetevi, che vi saluto in live e se volete lasciate un bel iscrizione al canale, grandissimi. Domani sera porto Tokyo, Ghostwire Tokyo, amici, Day One Edition, e poi sabato anche Tina Wonderland, il nuovo Borderland, sabato sera, e invece sabato pomeriggio e domenica sera ancora Gran Turismo, eh. Giù, mitico, mitica, grandissime, buonasera, buonasera mitico. Stiamo correndo con un bolide, guarda, te lo faccio vedere, guarda, guarda che mezzo, mamma mia, la Mazda Concept. Ciao ragazzi, benvenuti mitici, è un mezzo da paura, raga, da paura. Se volete iscrivetevi al canale, amici, così ci vediamo anche i prossimi giorni. E domani porto Tokyo, Ghostwire Tokyo, Day One Edition, domani sera, venerdì, sabato pomeriggio invece andiamo in live ancora con Gran Turismo, dalle 3 in poi, e invece alle 8 e mezza, tutti i giorni, con un gioco nuovo, fighissimo, o Gran Turismo. Facciamo anche le seratine GTA 5, PlayStation 5, tutte le varie versioni Next Gen, per divertirsi e fare delle belle seratine insieme, ragazzi, in allegria e in relax. Allora, qui sta... Oh, ridendo e scherzando, probabilmente qualcuno è andato in box e io ci devo andare adesso in box, eh. Ma
vediamo un attimo, mi manca un giro. 6, prima ho fatto il calcolo sbagliato e sono rimasto senza benzo, raga. Mi sono fatto mezzo giro da secondo a ultimo, quindi non vorrei rischiare ancora. Quindi sono 6, adesso andiamo nel 7, mancano 3 giri. Io faccio quasi benzina per 4, cosa ne dite? Basta che non faccio queste stupidate. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Andiamo a fare la benzina, dai, cambio gomme no, assolutamente. E finiamo il fornitore. Ciao gioco mitico! Ciao ragazzi! Allora, 4 giri, 6, adesso dovrebbe passare 7, 8, 9, 10, sono 3 giri, però facciamo 4 giri. Mi hanno passato. 2, 3, 4, via, quasi 5 giri, quasi. Dai, ottavo. Dai che li riprendiamo. Ciao gioco mitico! Mitici tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, amici. Domani sera portiamo Ghostwire Tokyo e sabato portiamo Tina Teens Wonderland, amici miei, alla sera, alle 8:30 in poi. Quindi vi aspetto sul mio canale per divertirci, così potete farmi le domande. Se volete giocare con me, iscrivetevi e mettetemi, fatemi avere il vostro ID PSN. Così ci facciamo le serate di gioco insieme, amici. Allora, siamo sesti, mancano 3 giri, ce la possiamo fare? Sinceramente qualcuno entrerà adesso a far benzina, non ci credo che sono entrati tutti. Attivate la campanella. Sì, gioco, no, stavo dicendo a tutti gli altri ragazzi che sono entrati adesso. Grandissimo gioco, sì. Sei entrato l'altra sera, non mi ricordo bene il giorno, ma... Sì, vai tranquillo, grandissimo, grazie mille. No, perché ho visto che sono entrati 3-4 persone, allora io lo dico sempre ogni tanto così, per... Almeno più siamo, più la community di Marco Drums Games cresce, più riusciamo a fare giochi e cose fichissime insieme. Grandissimo gioco. Sì, me lo ricordo. Anche se devo dire la verità, mi ricordo poca roba. Ultimamente sono diventato vecchio. Sono diventai vecchio. Sto diventando vecchio, ragazzi. E anche proprio a guidare vedo che giorno dopo giorno... Peggioro. I riflessi. Vabbè, robe incredibili, amici miei. Mi raccomando, ci sono i Miticoin sul mio canale, Quando c'era Morris. Sì. Grande Morris. Sì, è entrato un paio di volte ancora quel ragazzo lì. Grandissimo anche lui. Sì, me lo ricordo, gioco, non me lo ricordo. Forse allora non era arca miseria a farla... era l'altro giorno, forse, vero? Un paio di giorni fa, o sabato, o domenica, cos'era? Boh, non me lo ricordo neanche più. So che sono sempre in live, ma è gioco e non... Fortissimo. Sì, forte Morris. Sì, è entrato un paio di volte ancora in settimana. Grande. Grandissimi tutti, ragazzi. Amici di Twitch, dobbiamo arrivare primi. Secondo me, qualcosa mi dice che uno di questi qua davanti però la deve fare la sosta della benza, Devo frenare molto prima, dare meno gas. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, così vi saluto. Iscrivetevi in chat, così vi posso salutare live. E se volete giocare con me, lasciate il vostro video. Iscrivetevi al canale e lasciate il vostro video, ragazzi, Facciamo le serate di gioco insieme agli amici di Twitch, Marco Dram e gli amici di Twitch. Ok, dovremo riuscire a farcela stavolta. Prima, ragazzi, ho preso l'Audi, è invidabile, questo sterzo sopra sterzo, una cosa incredibile davvero. E la Supra prima invece l'ho fatto con la Supra GR3 e sono rimasto senza benza perché quella macchina è un chiodo, inchiodata all'asfalto, incredibile, ma mamma mia. No, adesso no, adesso sto facendo l'Endurance, quelle da 10 giri. Però gioco online con voi,
con gli amici di Twitch, ho fatto un gruppo tutto degli amici di Twitch e erano tutti dentro a fare la benza e poi vado anche a fare le gare sport e anche delle garette, così faccio un po' tutto perché mi piace talmente tanto gioco il Gran Turismo 7 che davvero mi piace giocare, migliorare, fare le patenti, voglio prendere tutte oro, adesso la maggior parte ce le ho oro, ma ce ne sono qualcuna veramente ostica che è un casino proprio da prendere, ragazzi. Poi tra l'altro tra un po' implementeranno il sistema, adesso come vedi sta il computer intelligenza artificiale su un interfaz più difficile, non sto andando piano e la macchina viaggia, ok? E, a parte vabbè qualche errorino che sinceramente su qualche pista lo si riesce a fare e poi si recupera, su altre no, tipo Spa, che se Spa fai un errorino tipo quelli che sto facendo adesso di sovraggas sei quinto, sesto, non ce la fai. Questa pista qui comunque la conosco abbastanza bene perché c'era anche sul Gran Turismo Sport e tra l'altro è anche vicino a casa mia, dovrebbe essere dalle parti tipo di Bergamo Brescia, se esiste, perché una volta avevo detto che esisteva questa qua del Lago Maggiore. E un altro articolo invece sempre cercando così online sembrerebbe che è inventata, però vabbè, se è inventata è una figata, se c'è davvero è una figata di testa. E sto facendo diciamo soldi per poter comprare la macchina. Morris è un ragazzo, un giovane che gioca di brutto e ha un bel seguito di migliaia di follower. È entrato dentro in una mia live di domenica, come stiamo facendo adesso, che noi ridiamo, scherziamo, facciamo le cose così in relax, ragazzi, niente di iper mega competitivo, anche perché quando, se volevo rimanere sul competitivo andavo avanti a giocare a andavo avanti a giocare a Certo Corsa Competizione, che ce l'ho, l'ho portato anche sul canale, ho anche un canale YouTube se vi può interessare, con le guide, tutorial, platini, come si fa a pulire la PlayStation, come si fa a montare l'SSD, tutti i giochi che ci sono nel Plus, tutti i giochi che ci sono nel Plus Ultimate, perché io porto anche i giochi su Xbox Series X, quindi tutte le esclusive Microsoft ci sono anche sul mio canale. Dopo le live che faccio su Twitch le salvo su YouTube, quindi se cercate Marco Drums Games su YouTube ci sono migliaia di video, 1300 video per me. E vi ringrazio, e vi ringrazio tanto, cioè, mi seguite perché sapete che porca loca che più siamo meglio è, ci divertiamo di più. Grandissimo, sì Morris è un bravo ragazzo. Morris? No, è entrato dentro nella live come voi, Julie. È entrato dentro così a giocare e ha detto no dai, sono rimasto perché sei simpatico Marco Drums, ha detto grazie mille, grandissimo, e siamo andati avanti così io a giocare a Gran Turismo 7 e lui era qua con noi a farci compagnia, a chiacchierare un po' e poi se n'è andato, cioè, è tornato altre un paio di volte in settimana e ci siamo anche iscritti su Instagram e niente, così sai, occhio magari basta poco per iscriversi al canale di noi youtuber, nostri piccolini come sono io, e creare una bella community che ci troviamo tutte le sere, vediamo, scherziamo e intanto vediamo i giochi come Gran Turismo capitissimo. Aspetta, giocano insieme. Ma non penso che lui gioca, tra l'altro ho finito la benza, abbiamo finito, dai che ce l'abbiamo fatta, dai che ci siamo presi 70.000. Incredibile ragazzi, incredibile, bellissima vittoria Marco Drums Games, guardatela tutta raga, come si dice, seguino a Marco che ne vale la pena. Grazie. Grandissimo gioco.
Allora, ci sono serate tipo stasera, ti dico la verità, vi dico la verità ragazzi, che sono talmente stanco dal lavoro, in più sono venuto anche a casa a piedi, così faccio un po' di sport, di movimento, così perdo pancione, e sono veramente distrutto ragazzi. Infatti adesso proprio andiamo a farci magari l'ultima gara, vi faccio vedere un mezzo incredibile che è la Dodge Tomahawk, che poi tra l'altro io mi informo, comunque vi faccio sapere anche un po' come si muovono le macchine adesso. La Dodge è stata comunque assorbita, acquistata dal gruppo Stellantis, che è praticamente Fiat Chrysler e PSA, francesi e italiani, e la nostra Fiat. Quindi andiamo a giocare con la Fiat Tomahawk. Vabbè, è marchiata Dodge però. E penso che anche sia fabbricata ancora in America dalla Dodge, quindi non c'entra un po' niente, anche se noi le macchine le sappiamo fare. Guardate che bella sta Mazda, è una cosa incredibile il replay ragazzi, io il replay di questo gioco li amo perché mi sembra di essere realmente in gara, dai rumori all'erba, alle luci, tutto proprio. Vedete la macchina che grandissima, Giuli, grazie, grande, grazie davvero, grazie tanto, ti aspetto tutti i giorni, vabbè, anche di venire tutti i giorni, però tutti i giorni dalle 8:30 alle 11:00 all'incirca, e sabato più o meno, poi posso fare anche più live o meno, perché tanto non è che c'è proprio una programmazione precisa. Quando ci voglio mi metto lì per fare la live, insomma, perché sto giocando anche a Horizon Forbidden West, a Elden Ring, a Returnal che c'è la nuova espansione, a Grand Theft Auto 5 che hanno fatto la versione PS5, un sacco di roba, raga. Adesso poi cominciano a uscire anche i giochi sul Game Pass. Ciao Manuel, grande, mitico, iscriviti al mio canale, il canale inimitabile di Marco Grant con il draghetto che gli puoi tirare le stecchette. Allora, io COD ce l'ho, sinceramente ti dico la verità, Giuli, non ho la più pallida idea se lui vuole giocare con me. Io gioco con tutti, sinceramente, cioè, infatti ragazzi, se volete giocare con me iscrivetevi al canale, lasciate il vostro ID della Play e ci facciamo delle mega giocate insieme, faccio le serate che gioco con voi, gli amici di Twitch. Con Morris ti dico la verità, a parte tre volte che è entrato da me, quel ragazzo che tra l'altro mi diceva gioco, sei un grande Manuel, ma grazie, caspita, grazie raga. Ci siamo sentiti su Instagram, ha detto sì, no, fai delle belle live, sei simpatico, ciao, e morta lì, insomma, nel senso, io ho detto grazie mille, come dico a tutti voi, siete tutti uguali per me ragazzi. A me l'importante è creare una bella community, perché entrate dentro ragazzi, scrivete, chiedetemi, fate tutto quello che volete, io riesco anche a leggere mentre corro, tranne Spa-Francorchamps e il Nürburgring Nordschleife, che raga, se anche mi scrivete non riesco a leggervi, perché è impossibile, Allora, questa l'abbiamo vinta, guardate il disco in carbonio, in carboceramico, no, non è carbonio, è carboceramico, il disco dei freni, le pinze stringono e lo rendono incandescente, più il carboceramico diventa caldo più frena, questa è una cosa che la mitica Brembo insegna a tutti, e vi ricordo che ci sono due ditte al mondo grandissime, che è la Brembo che abbiamo qui ad Almine, qui vicino in Lombardia, e anche porca miseria Manuel. Allora, sai che c'era nelle impostazioni sta cosa che tu mi stai dicendo? Aspetta un secondo. No, impostazioni replay impossibile, ma non credo che davvero quel bambino giocare in quella maniera. Dalle foto ho notato che ha fatto tornei da piccolo, ma credo. Non lo so, ti dico la verità. Me l'ha fatto notare gioco che era lui, era questo ragazzo qui. Io non ci ho fatto caso, ti dico la verità. Ti dico proprio la verità, quindi ma secondo me ci sono i fenomeni, comunque non credere che non ci sono. Allora, aspetta che mi diceva l'amico di andare a abbassare la musica, possiamo tirarla anche giù perché tanto
visto dal vivo ti posso assicurare che lui. Sì, no, 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 ma immagino che lui, immagino, aspetta, effetti gara, tiriamo giù un po' il volume così possiamo fare uno la musica. Ok, spero di aver messo a posto almeno la questione del volume della... Sì, 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 no, no, ci credo gioco che è lui, ma l'ho visto anche, nel senso, quando ho accettato il suo invito, faceva davvero strano vedere un clone piccolo che giocava da paura. Oh, va meglio, Manuel? Mi assicuri che va meglio? Perfetto, grazie, grazie che me l'hai fatto notare, perché a volte io non sento le mie live e non riesco a capire se poi voi amici sentite bene o no. Ecco, grazie, grazie, grazie. Allora, io vi volevo far vedere... Oh, perfetto, grazie mille, Manuel, gentilissimo. Mi piace interagire con voi, ragazzi. Allora, ragazzi e ragazze, io voglio comprare questa. Io voglio comprare questa, ve la faccio vedere. È la Sauber, ok? È una squadra di Formula 1 svizzera. Peter Sauber, bla bla bla, negli anni 70, 70. È un po' vecchiotta, Però, va a cannone. Ormai apro Twitch, quanto arriva la tua notifica. Ma grazie, grazie, sei un mito gioco, grazie. Dai che ci divertiamo, sia con Gran Turismo, ma poi domani sera, amici miei, portiamo Ghostwire Tokyo, che è il gioco con le manine. Poi sabato pomeriggio, ancora Gran Turismo, andiamo a fare soldi per prendere questo bolide, perché sta Sauber la voglio, vi dico la verità, è svizzera e la voglio, la voglio, la voglio. 3 milioni non ce li ho, non ce li ho, devo far male, devo far gare, 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 gare. Invece sabato sera, ragazzi, io vi aspetto col nuovo Borderland, PS5, Borderland, Tina, Tina's Wonderland, mi sembra che si chiama così, però scusate se il titolo non è proprio giusto, ecco. E domenica, vabbè, una rotazione, faccio Tina, faccio Tokyo e poi la sera penso di fare questa figata di Gran Turismo. Quindi io vi ho detto che voglio questa macchina. Andiamo a vedere un second. No, 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 assolutamente no, non devo andare qua. Comunque vi volevo far notare i tempi di caricamento anche di tutto l'ambaradan del gioco, che sono praticamente nulli. Questa Golf l'ho comprata, questa Corolla Levi l'ho comprata. Quando è che ho comprato la Corolla Levi? Vabbè, l'avevo comprata. La GTO ce l'ho, l'Abarth ce l'ho, hai visto Marco? Io volevo comprare, e questa qui l'ho comprata per mia moglie stasera. Bravo, 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 infatti ho comprato questa qui, io volevo comprare questa Viper, ti dico la verità. Allora, la Gran Turismo l'ho comprata stasera, guardate che bella ragazzi, incredibile. E anche questo Bordeaux, diciamo la verità, che mi è piaciuto parecchio. La Lambo ce l'ho, la Murciélago l'ho comprata da qui. La M3 l'avevo vinta, questa qui credo di averla comprata, adesso non me lo ricordo. Io volevo la Stratos, che è bellissima, amici miei, ma 500.000, ce li ho anche 500.000, Però la Sauber mi va a terminare, come dice, vedi, già, vedi questa, già quantità limitata, no? Come diceva l'amico, che finiscono, e il Viper non era niente male, anche se so che le Viper non stanno in strada, non stanno in strada. Io volevo far vedere questa meraviglia e poi ragazzi davvero vi chiedo scusa e vi rinvito domani sera 8:30, domani è venerdì, io non vado a lavorare, quindi guardate le mie macchine, guardate la 155 amici miei, guardate la 155, sono riuscito a comprarla, che meraviglia, che macchina, che roba raga, guardate, guardate, guardate. E vi rinvito l'invito domani sera 8:30, ok raga? Vi faccio vedere l'ultima gara, che se anche avete gioco, volete giocare con me, basta che vi iscrivete, me lo dite. Ho preso questa qui, la Charger del Safety Car, la Murciélago, vedete la Murciélago, la F40 amici miei, la Supra, la Porsche, Supra, la Muse, la GT40. Non ci sarò domani mattina. No, è la sera, Emanuele. Io lo faccio solo la sera, dalle 8:30 in poi. Tutte le sere dalle 8:30 in poi, quando vuoi passare, io sono qui. Gran Turismo, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Elden Ring. Sì, 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 Emanuele. No, no, purtroppo mi piacerebbe farlo di mestiere, essere 24 ore su 24 a fare
a fare sto mestiere bellissimo dello youtuber, ma non c'ho ancora le possibilità. No, Pierpaolo, è arrivato il dissociatore, amici miei, l'Italia è fuori. No, vabbè, ragazzi, no, queste notizie non vanno date a un povero Marco Drams che si sta facendo le ultime gare prima di andare a letto. Pierpaolo, non ci credo, vabbè, sarà per la prossima, giusto? Alla prossima dovranno impegnarsi di brutto. Vi faccio vedere questo. Sera, grandissimo Pierpaolo, mi sei mancato, ti devo dire la verità, eh? Ci sono amici nuovi stasera, i nostri amici che sono qui adesso con noi. Grande Pierpaolo. Pierpaolo è un amico di Twitch, conosciuto 3 settimane fa, ragazzi, ed è incredibile. Questo che voglio fare con voi, creare una bella community, che quando vedete la campanellina che Marco Drams sta facendo la live, venite tutti insieme e iniziate a parlare anche tra di voi, iniziamo a divertirci di brutto, ragazzi. Vero Pierpaolo? Bella lì, grandissimo Pierpaolo, grande. Il titolatore, perché Pierpaolo inventa dei titoli incredibili. Tu sei incredibile, Marco Drams. Marco Drams Games, prego, la prossima volta fai giusto le cose. Allora, ragazzi, io vi faccio vedere una cosa. Come farmare 52.000 crediti? Mi importa di più la F1 del calcio, anche se sono molto appassionato. Sì, effettivamente... A me importa un po' tutto, ti dico la verità, Manuel, ti dico proprio la verità. Posso dirti un po' generico, ok? La Formula 1 non la guardo tutte le domeniche perché mi piace correre a me col volante, però poi la guardo volentieri su Netflix, sai che fanno quella serie che ti fanno vedere tutta la Formula 1, oppure i replay, gli highlights, vado a cercarli su Facebook o comunque su queste cose qui, no? Una volta pagavo Sky, perché comunque ho Sky, l'abbonamento, io ho Sky Wi-Fi anche tra l'altro come linea. E, sto giocando col padre. Ah, grande, ma lo conosci proprio Moritz? Gioco! Non c'erano con la testa. Ah, ma lo conosci proprio Moritz? Gioco, dai, caspita, è una bella serata. Lui gioca solo a COD? Vabbè, possiamo giocare a COD, che problema c'è? Io ce l'ho all'ultimo, Beh, chiaramente... Ah, guarda qui, aspetta, ti faccio vedere. Questa è la Fiat... Ah, ok. Questa è la Fiat Dodge Tomahawk GTR qualcosa, adesso proprio la sigla non la so, ma è una cosa incredibile. Sì, Panda, uguale. Anche gli schermi così sono uguali, identici, del Panda 40 kg, Panda 90. Incredibile, mamma mia. Oh, no, ecco, questa cosa non va fatta. Questo che avete visto mi ha fatto perdere 20.000 crediti. Allora, questa macchina ha un chiodo. Io ti sto facendo vedere questo. Beh, primo perché è una macchina pazzesca e secondo perché è un modo per farmare soldi. È un modo che io non porto sul canale quando sono in live, perché chiaramente sarebbe una rottura di scatole per tutti. È bello variare la pista, è bello avere una macchina che Marco the Punisher Drums. Ecco che è arrivato il titolatore. Per quello vi dicevo, raga, Manuel e gli altri gioco, giuri che è arrivato il titolatore, perché non fai i titoli, il titolo ospite benissimo. Sei arrivato troppo tardi, amico mio, io sono stanchissimo. Magari facciamo 2 garette di questa qui per fare un 100 millino, che volevo prendere la Sauber costa 3 milioni. Quindi raga, o facciamo gare a manetta, o mi devo poi mettere, quando non sono in live, a correre, fai lobby. Sì, io faccio le lobby, beh, in questo momento no, Manuel, perché dorme, cioè vado a letto a dormire, domani devo andare a lavorare, non è un po' un problema. Però se vuoi giocare con me, Manuel, senza problemi, tanto mi hai detto che ti sei iscritto, quindi grazie mille a tutti i ragazzi se vi iscrivete, puoi darmi il tuo numero, il tuo PSN, oppure mi cerchi tu PSN come Marco Drams Games, mi dici che sei tu, ok, che eri in live, che ti chiami Manuel, così io ti accetto. Ultra. Ti chiami così? Allora fai una cosa, cercami tu adesso in questo momento, così ti accetto in live. Marco Drams, come il mio canale senza games, su PSN sono Marco Drams, ho il logo di
Sì, sì, ci facciamo le gare insieme, perché io gioco anche con Bruschetta, con tutti, non sono on. Ah, ok. Allora, aspetta che dovrei fare... Aspetta, raga. Mi riscrivi per cortesia il tuo nick? Anche voi, ragazzi, a tutti quelli che volete giocare con me, basta che mi scrivete il vostro nick e vi iscrivete al mio canale, amici? Manuel-Ultra. Ok. Oh, hanno cambiato tutta la Manuel-Ultra. Hanno cambiato tutta... Anche l'app della PlayStation, ragazzi. Manuel-Ultra. Manuel-Ultra. Ok. Aggiungi. Ok, ti ho mandato una richiesta di amico fidato. Io mi chiamo Marco Zanesi, eh. Grazie mille, Manuel. Dai, così ci facciamo una bella grazie davvero, ragazzi. Infatti io quando trovo voi amici di Twitch che venite dentro e volete giocare con me, mi piace di brutto perché si cazzeggia, eh. Cioè, Manuel, non c'è competizione, eh. Noi cazzeggiamo. Quindi andiamo dentro, facciamo le gare, qualche sportellata, si ride, si scherza. Poi se vuoi entrare nel party, condividiamo anche la tua voce con i nostri amici di Twitch. Se invece vuoi rimanere fuori, come succede anche spesso, che vogliono solo giocare senza parlare, ti collegherai poi parlando in chat mentre giochiamo insieme. Dai, adesso ti dico, si potrebbe fare o sabato pomeriggio o domenica sera che gioco a Gran Turismo 7. Dopo comunque, una volta che ci metti dentro, ti invito. Ok. Ah, tu cerchi competizioni. Vabbè, insomma, si corre, eh. Cioè, nel senso, vuoi entrare dentro a correre veramente, le vinci tutte e basta. E sei contento. O no, Pierpaolo? Qui si ride e si scherza, Manu. Qui si ride e si scherza. E si vince. Però ho vinto, quanto ho vinto? Ho vinto poco. No, ho vinto 52, dai. Che se non sono chissà quanto forte. ma sei un tipo competitivo. Non sei forte magari, o sei forte, poi dipende da chi provi. Però si vede che, da come l'hai detto, sei un tipo competitivo, quindi ti piace la competizione. Invece a me piace il relax, ti dico la verità. Mi piace chiacchierare, anche perché, ti dico la verità, anche a voi ragazzi, quando gioco... Dover parlare non è il dovere, io voglio parlare con voi, non è un dovere, il dovere è un'altra cosa. Distrae molto, eh. Infatti a volte, ti dico la verità, quando vado a fare il Nürburgring non riesco proprio a parlare, devo mettermi in assetto competizione. Prima facevo le competizioni, Manuel, su assetto corsa competizione PlayStation 5. Marco Serpeverde, esatto. Il grande Pierpaolo si sta preparando quando comprerò e porterò in live il mitico Hogwarts. Come si chiamava il titolo? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Che non vedo l'ora che esce, che lo compro e lo portiamo in Day One Edition. Comunque, Manuel, ti stavo dicendo, a parte che possiamo fare delle gare skill così, dopo se ti diverti continuiamo a farci delle belle ricatte, bellissime, continuiamo a farci delle belle giocate insieme, altrimenti se ti piace giocare con me vieni dentro, dai, chiacchieriamo, ridiamo, scherziamo, commentiamo, facciamo cose carine. E ripeto, domani sera 8:30 infinito, perché poi sabato non lavoro, quindi infinito. Portiamo questo Wild Tokyo, speriamo di divertirci insieme, che il gioco mi hanno detto che è fighissimo. E come si dice, sabato come dalle 3 alle 6, 3, 5, 3, 6, quello che dipende quanto ci divertiamo. Andiamo ancora con Gran Turismo, Pierpaolo, un gattino fantastico. Invece alla sera di sabato io voglio portare Tina Teens Wonderland, che esce domani sera in Day One, ma non posso fisicamente portare due giochi contemporaneamente. Oh, grande, dai, sabato pomeriggio ti aspetto, così comincio a partire la live, a farmi le garette, una cosa e un'altra, poi quando ci siamo creiamo la lobby, più siamo meglio è, quindi se ci sono anche dei tuoi amici, Pierpaolo si è dissolto da Tokyo, sì, lo so che non ti piace tanto Tokyo, ma domani te lo cucchi tutto, e vieni dentro e lo vediamo, che sorteria addirittura.
Dai, ma il gioco che spara con le manine è fantastico. È una cosa incredibile, incredibile per Paolo. Un gioco che spara con le manine, bellissimo. Non puoi dirmi questo. Comunque intanto ragazzi, abbiamo quasi finito, abbiamo fatto 100.000. Hai un server Discord? Sì, sì, ce l'ho. Aspetta. Sailor Moon è bellissima. Io ho anche Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e YouTube. Sempre Marco Drums, eh? Aspetta che mi collego alla live che ti do il Discord. Sì, sì, ho fatto tutto. Sinceramente sto ingranando adesso col canale, quindi non è che è proprio... faccio cose incredibili. Allora, vediamo un attimo, un secondo solo ragazzi, eh? Così vi faccio anche il canale YouTube. No, ho sbagliato, perché di solito c'è mia moglie che gioca anche lei, tra l'altro ci divertiamo insieme, anche mio figlio, e sono loro a passare tutte le informazioni del caso, eh? Io vi do tutto ragazzi, così davvero, se vi iscrivete vi ringrazio tantissimo, se mi portate altra gente. Ah, hai il link buggati su qui? Discord, adesso te lo dico, perché io di solito lo condivido così. Vabbè, io lo condivido lo stesso. Ok. Allora, questo è tutto, eh? Allora, copia link. Questi sono tutti i link che ho. Adesso ti dico come sono su Discord. Che Discord non è che lo uso tantissimo, ti dico la verità, eh? Allora, Discord. Allora, su Discord, e come faccio a dirti? Sono Marco Drums Games Channel. Non so se ti può servire. Marco Drums Games Channel. Oppure il link che ti ha dato, ma sinceramente non saprei neanche... Sì. Allora, tu devi capire che io... se mi segui su Facebook, Marco Zanesi, io posto sempre tutti i... Sì, vai fra. Io ti posto sempre... Invito non valido, madonna, come mai? Ma invito non valido dove? Su Discord? Su Discord? Ah, cazzarola. Non lo so. Sinceramente ci guardo, dai, poi la prossima volta... nome Facebook? Marco Zanesi. Te lo scrivo. Cioè, ho anche Marco Drums Games, eh? Cioè, anche su Facebook. Però entra in Marco Zanesi e poi dopo... te lo scrivo adesso. Ok, questo sarebbe poi da Marco Zanesi, recuperi anche Marco Drums Games. Ok, dai. Allora, ok, grandissimo. Hai ragione per Paolo. Segue ragione. Allora, sai che ci facciamo due giri, io vi saluto. Vi ringrazio della live, vi ringrazio delle iscrizioni, vi ringrazio se fate il Prime ragazzi, se fate l'abbonamento, tantissimo, vi ringrazio. E ci vediamo domani sera con Ghost Wild Tokyo, qui praticamente la gara è vinta al 52.000. Ciao Manuel, grandissimo, grazie che sei passato, eh. Dai, ti aspetto, poi dopo ci facciamo qualche garetta insieme quando riusciamo a beccarci sul grandissimo GTA, eh. E se riesci portami gente sul canale, se si iscrivono veramente, io vi ringrazio ragazzi, e se fate gli abbonamenti grazie. Ok, da 8 e mezzo tutti i giorni, 3-5 e dopo le 8 e mezzo sabato e domenica, quindi dopo metto anche le foto su Facebook e tutto il resto, ma meno male questo, poi in base alla voglia, a quello che vi va, porto vari giochi, anche se comunque li programmo un po' prima.
po' di programma ci serve. E vai. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, anche se non è ancora finita la gara, vi faccio vedere un tocchettino piccolo di replay. Vi ringrazio già adesso, vi saluto, iscrivetevi al mio canale e se volete giocare con me datemi il vostro video, okay? Così riusciamo a giocare insieme. Ci becchiamo altri 52.000, perché è questo che ci dà, esatto, e siamo quasi a un milioncino. Io volevo comprare la Sauber da 3 milioni, sinceramente non lo so se vale la pena. Lo vedremo. Vi faccio vedere un attimo la mia macchina che va a manetta, tanto per farvi vedere questo Dodge Tomahawk. Lo so Pierpaolo, anch'io dopo quello che tu hai scritto su Messenger. Ah, sei stanco? Ciao amici di Twitch. Sto andando ragazzi. Sto andando, Nanna, vi faccio vedere il replay. Ok ragazzi, con questo 52.000 Marco Drums Games vi ringrazia. Dobbiamo uscire dalla seconda gara perché non c'ho mica voglia di fare la seconda gara, non scherziamo. Buonanotte a tutti, buonanotte a te Pierpaolo, grazie di essere passato anche dopo la mega sconfitta dell'Italia che rode un po' a tutti. E noi ci vediamo domani sera, so che dissocierai da questa cosa, con Ghostwire Tokyo. Vi aspetto domani, amici di Twitch, grazie mille, iscrivetevi al mio canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando mi collego e vi ringrazio tantissimo di passare le serate così in allegria tutti insieme. Ciao amici da Marco Drums Games è tutto, ciao, a domani sera 8:30, vi aspetto, Ghostwire Tokyo. Ciao amici dal vostro Marco Drums Games, dal mitico logo fichissimo che ho speso un sacco per farlo e le orecchiette che potete tirare le schicchere, è tutto. E mi raccomando che nel mio canale ci sono i Miticoin, io chiamo tutti Mitichi, quindi ho creato, e il mio figlio ha creato, il grandissimo Leonardo, i Miticoin. Comunque Gran Turismo gioca anche mia moglie, quindi ragazzi collegatevi sempre all'account familiare di Marco Drums Games su Twitch e anche su YouTube, Instagram, TikTok e tutti i social. Ciao amici, buonanotte.